a volte tornano nello stesso posto dove abbiamo realizzato alcuni video col maestro pizzaiolo Guglielmo Volo, che praticamente ha iniziato a Verona qui a portare la pizza, diciamo, napoletana, insieme a questo signore qua, che è quello della bottega, vogliamo chiamare così, assaporito. Quindi assaporito è rimasto, ora la pizzeria, oltre che ovviamente la gastronomia, come si può vedere, è tutto assaporito. Assaporito però anche a Brescia, mi diceva. Esatto, lasciamo 20 anni fa la nostra attività, lascia a Brescia, con la rivincita dei prodotti tipici campani. Qui abbiamo aggiunto con la pizzeria una piccola degustazione, qui in epoca Covid abbiamo deciso di chiudere la degustazione a Brescia perché la situazione è... e abbiamo aumentato la quantità. In compenso poi abbiamo aperto qui a Verona e da un anno e mezzo... Ha preso il posto di Guglielmo Volo e famiglia. Esatto. Il Volo, bene, bene, quindi bene, vedo che insomma c'è chi va, c'è chi viene, vedo che c'è, come deve essere la pizzeria. Il lavoro non manca. Il lavoro della pizzeria. A proposito, buongiorno signora. Io volevo per me è un fuori casello, nel senso che esci l'autostrada e sei già appunto a Napoli, sei appunto napoletana, ecco, verace sicuramente. E tra l'altro stavamo guardando la guida del Gambero Rosso, che già mi segnava con due spicchi 84 centesimi della guida del Gambero Rosso, quindi state riconfermando un po' la qualità, insomma, da voi, quindi benissimo, chiaro, tutto. Riottenere qui a Verona, tra l'altro, i tre gamberi, che è stata una cosa che ha raggiunto solo la pizza napoletana, che qui siamo praticamente in casa della pizza contemporanea, sai, no? Provincia di Verona, però Verona in effetti è rimasta un po' più sul napoletano, anche con i colleghi di Davide, no? Che era una delle tante pizzerie nel mondo, anche qui a Verona, che abbiamo durante la stagione dell'opera. Ma bene, bene, oggi sono proprio passato al volo per la pizza portafoglio che voi fate, che è quella, la tonda di questa la pizza di Kaway si piega portafoglio e si mangia pretta bene, quindi buon Vinipoli 2023, che finalmente torna in grande forma, come prima, più di prima, ecco qua. Buon Vinipoli 2023, questi pochi minuti, insomma, che mancano all'apertura, e buona Pasqua.